amici, benvenuti in una nuova puntata di Time to Drag. Abbiamo ancora qui un M2 Competition che non è originale e abbiamo lì un A45S e neanche lei è originale. Come ormai d'abitudine abbiamo più di 1000 metri rettilineo, proveremo accelerazioni, frenate e riprese, soprattutto perché quella non è posteriore. Io guiderò lei e invece Matteo guiderà lei. Quella Fede, ciao, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo una A45S, l'ultimissima, quella nuova prodotta da Mercedes, che nasce con 420 cavalli e 500 Nm di coppia, sprigionati da un 2000 turbo 4 cilindri. Però questa macchina qua non ha più 420 cavalli, ma ne ha 505 circa e 620-630 Nm di coppia, perché ha uno stage 2 completo, quindi super mega pompata. Io invece, vabbè, questa macchina la conosciamo già, ha 524 cavalli così, quindi ben di più degli originali che sono 411, 6 cilindri in linea e pronta per batterti, ma la mia è posteriore, la tua no. Lo so, infatti oggi ce l'ho abbastanza facile perché le partenze, abbiamo fatto qualche prova prima, si impenna veramente, quindi ti consiglio di usare bene l'acceleratore con il tuo piede di fata. Vediamo adesso se riescono i 400 metri a recuperare qualcosina dopo la partenza, vediamo. Goditi le impennate di questa qua. Sono molto curioso, ragazzi, sono molto. Ho sentito che sound che fa questa qua, è veramente mostruosa per essere un 2000. Devo dire di sì, è la mia... bello, ma non troppo. Ragazzi, mi raccomando, se volete rimanere aggiornati, attivate la campanella qui sotto, iscrivetevi al canale e se avete suggerimenti e macchine che vorreste vedere, commentate qui sotto. Allora, ragazzi, guardate come parte questa macchina qua, senza launch control, perché sennò... Io tolgo tutti i controlli, io. Ho tolto tutto, tanto è 4 ruote motrici, quindi problemi di grip in partenza meno che zero. Ci vediamo all'arrivo. Dai, dai. Un po' di lag. Partito meglio. Ciao Fede. La cosa che mi preoccupa molto è che sei partito male. Cioè, sei partito male. Ricordo che non ho nemmeno provato con launch control. Quindi sono molto gentile, mi sento molto gentile oggi con te. Mi hai fatto male, però stavo arrivando. Attento che dopo è più lunga. Eh sì, ragazzi, perché Fede c'ha i 6 cilindri, che ha molto più a lungo ovviamente di un 4 cilindri 2000. Però malgrado tutto fa veramente spavento, ha fatto veramente un lavorone qua, Poi non parliamo del rumore, perché il sound qua è veramente pazzesco. Rivincita? Ok, te l'ho detto, mi sento gentile oggi. Pronti all'impennata? Mamma mia, il millimetro! Bello! Sbaglio o stai partendo veramente male? Vedo un po' di lag lì. Diciamo che la mappatura compromette un filino di lag quando schiaccio l'acceleratore all'inizio, però non posso mettermi a schiacciarlo prima di te perché sarebbe una partenza sfalsata, quindi bisogna adattarsi a quello che fa la macchina. Adesso, ragazzi, gli facciamo una partenza con launch control, ma non glielo diciamo. Facciamola bella? Fede, adesso facciamola bella. Tanto per fortuna non sai partire. Tranquillo, adesso vediamo, ti faccio vedere io. Sei sparito. Fede, ho preso dentro per sbaglio nel pedale del freno, mi ha inserito il launch control. Secondo me avrei fatto 3 secondi a 0 a 100. Sei sparito. Veramente si è impennata praticamente la macchina. Dato che hai fatto il furbetto, passiamo alle distanze più lunghe, dove ti posso fare del male, Matteo. Facciamo un bel 800 metri, ti ricordo sempre che poi c'è da frenare duro. Aia, ho una sensazione strana per gli 800 metri. Ho visto prima nei specchietti. Ok, buona fortuna, ci vediamo dopo. Bello, vai.
Però io me ne sono andato comunque, non vorrei dirlo. Ti ho lasciato vincere, dai, la prima è giusta così, no? Sennò poi ti offendi e non mi inviti più. Facciamo una cosa, dato che non sai partire. Andiamo subito diretto alle riprese. 70-80 all'ora e giù tutto. Dai, va bene, teniamo un po' su di giri questa qua, così il lag ce lo scordiamo. Faccio dare il via al perdente, vai pure, quando vuoi, io metto in seconda. Anch'io seconda, ma stiamo un po' alti perché ti ripeto che ha un po' di lag sotto, 3, 2, 1 e... limitatore in seconda perché veramente vola subito 7000. Però velocità ti faccio del male e non me lo sarei aspettato. Dalla quinta proprio fa un'altra scuola quella macchina lì. Come giusto che sia, perché comunque c'ha 6 cilindri, insomma biturbo, quindi poi non è un motore così a caso. È giusto quello dell'M4, giusto per. Sì, no, appunto, questo qua è un motore comunque della Madonna, però insomma 2000. Super mega forgiato, turbo che è grande come un cocomero, però non è sufficiente oltre una certa velocità. Mi fai vedere se sei capace di frenare adesso? Allora, acciaio contro acciaio. La mia penso che pesi un 60-70 kg in più della tua, dovrebbe pesare. Stai mettendo le mani avanti? No, no, tranquillo, vai tranquillo. Facciamo solito 170-180? Freno ABS e no scalate. Va bene, solo freno ABS full. 3, 2, 1, via! Un po' di movimenti, però è sufficiente per batterlo. Mi hai illuso. Mi hai illuso. Mi hai illuso. Pensavi, E invece. Vabbè, una almeno la vinci. Guarda, ti è andata bene che questa storia qua del turbo lag senza launch control, perché con launch control sei stato demolito. Io ti ringrazio molto, Matteo, e ci vediamo alla prossima puntata. Ricordo a tutti di commentare qui sotto e farci sapere che macchina vorreste vedere nella prossima puntata. Seguitemi pure su Instagram a Federico_Bassoli88. Ciao Matteo, un saluto come al solito. Ciao a tutti, alla prossima ragazzi.